buongiorno. Allora, intanto ti chiediamo di raccontarci un po' del tuo passaggio Padova-Vicenza, com'è stato, cos'è successo. A Padova, una parte almeno, visto che non l'ha vissuto benissimo, il fatto che tu sia venuto proprio a Vicenza. Intanto buongiorno a tutti. Allora, sono sincero, non vorrei tanto parlare del passato, no? Anche per rispetto del Vicenza, dei miei nuovi tifosi, quindi. Però comunque posso dire solo che a Padova comunque sono stato 3 anni dove sono stato bene. Tutti gli anni abbiamo lottato per arrivare in Serie B, siamo sempre arrivati di vicino e purtroppo non siamo riusciti, quindi niente, c'è solo dispiacere per come si è finito. Intendevo un po' la trattativa, cioè il tuo arrivo a Vicenza, la chiamata di Vicenza, hai accettato subito Vicenza, cos'è che ti ha spinto a venire a Vicenza? No, ma sai, se ti chiami Vicenza è un po' difficile da rifiutare, no? Arrivare in una società così importante e con la storia che ha, per me è motivo di orgoglio. Quindi quando il direttore mi ha cercato ho dato subito la mia disponibilità. A livello fisico, come stai? Mi è stato detto che la tua preparazione sta andando un po' più al lento degli altri perché vuole, visto anche appunto che tu comincerai a causa della squalifica qualche settimana dopo con il campionato, a che punto sei adesso a livello fisico? Sì, io ho iniziato dopo i miei compagni, quindi insieme allo staff hanno deciso che mi hanno fatto un lavoro diverso per stare bene quando sarò disponibile per giocare, però comunque sto abbastanza bene e stiamo seguendo i programmi che hanno fatto personalizzati per me. Senti, tu come dicevi prima, con il Padova l'hai sfiorata 2 volte, la promozione siete arrivati di lì e poi adesso arrivi a Vicenza che ha l'obiettivo di vincere il campionato. Vista anche la tua esperienza, non solo a Padova, ma insomma da tanti anni che sei nel calcio, cosa serve per vincere questo campionato? Cosa può essere decisivo? Ma sai, secondo me partire all'inizio come la squadra che comunque deve cercare di vincere non è facile, no? Perché c'è sempre la pressione, però sono convinto che alla fine se crea un gruppo importante, poi secondo me qua, con l'aiuto dei tifosi che ho visto che il calore che c'è allo stadio sicuramente può fare la differenza e quindi tutti insieme secondo me è più facile di raggiungere gli C'è un segreto obiettivi. Come? per vincere, c'è una Non lo so, ricetta. perché forse non l'ho ancora scoperto perché visto che non Come sono sono riuscito a andati? vincere, però ecco, secondo me la cosa importante è il gruppo è molto importante. Ok. E come lo vedi al momento questo gruppo, da quando sei arrivato? È un gruppo in buona parte anche nuovo, come si sta amalgamando, come si sta formando questo gruppo? Ma secondo me molto bene, ho visto che ci sono tanti ragazzi giovani, posso dire che secondo me è un gruppo umile e quindi secondo me l'unità è una cosa fondamentale, tutti lavorano sempre al 100%, seguono il mister e quindi secondo me ci sono tutti i presupposti per fare un anno importante. Vicenza, poi ho guardato un po' la tua scheda, è stata un po'. Allora, a Vicenza, se non sbaglio, hai esordito, o comunque contro Vicenza hai esordito con il Mantova la tua prima volta. Poi hai anche subito un brutto infortunio contro Vicenza, e col Padova avevi segnato il gol, la vittoria qui, che poi nell'anno del campionato di Vicenza l'ha vinto. Quindi Vicenza un po' torna nella tua. Eh sì, sai che non mi ricordavo dell'esordio contro Vicenza, È però sì, è vero? stato Mantova-Vicenza la prima partita. E poi sì, quando mi sono fatto male al ginocchio, era la partita contro Vicenza qua. E Con la poi Provercelli, sì, poi c'è stata la partita, il derby qua, che poi alla fine non hanno segnato il gol a me, quindi non ho fatto gol contro Vicenza. Però sì, magari è il destino che magari ha deciso che dovevo venire qua.
A livello di modulo che Mr. Baldini sta facendo vedere in questo precampionato, vediamo un Vicenza molto aggressivo. Con le tue caratteristiche, come ti vedi in questo modulo? No, vedo bene. Cioè, anche perché ho giocato a due, anche a tre a centrocampo, quindi per me assolutamente non è un problema. L'importante è capire il modo, no? Che piace al mister, il modo come dobbiamo interpretare le partite, però mi ha fatto una bellissima impressione, anche gli allenamenti molto intensi, e quindi secondo me il mio modo di giocare va bene per il tipo di calcio che vuole il mister. Ti racconti un po' proprio come caratteristiche? No, ma sai, è un po' strano, però sì, posso dire che sono un giocatore molto tecnico, però riesco a dare anche un po' di quantità giocando davanti alla difesa, quindi sono un giocatore, col passare degli anni mi sono migliorato un po', quindi sono abbastanza completo. C'è qualcuno dei compagni che hai trovato qui con cui avevi già giocato? Sì, ho giocato con Capelletti e con Padella. Ti hanno detto qualcosa quando sei arrivato? No, sì, comunque ho sentito, quando stavo per arrivare, ho sentito, quindi erano felici. Anche perché con Padella avevamo un bel rapporto, abbiamo giocato insieme tanti anni fa, e anche con Capi sono passati tanti anni, però comunque siamo rimasti, ogni tanto ci sentivamo, quindi... Siete sentiti sì. Per quando sono arrivato. Senti, come lo vedi questo campionato? Si dice che Vicenza favorito, ma occhio, Padova, Cristina, Pordenone, tu come lo vedi? Secondo me sarà un campionato molto difficile. Ci saranno, secondo me, più squadre dell'anno scorso, che poi alla fine la lotta l'abbiamo fatta in due, quest'anno secondo me ci saranno più squadre. Quindi non so, poi sai, all'inizio sulla carta è una cosa, poi quando iniziano le partite cambiano tante cose, però sono convinto che quest'anno non sarà facile, però noi faremo di tutto per fare un campionato importante e riportare il Vicenza dove merita di stare. E come state vivendo proprio come gruppo squadra questo slittamento dell'inizio, che la Coppa non si sa ancora quando si inizieranno le partite ufficiali? Immagino che ci sia la voglia, nonostante la società vi stia dando la possibilità anche di fare amichevoli anche importanti, però le gare ufficiali bisogna aspettare ancora qualche settimana. Come lo avete vissuto? No, normale, anche perché non possiamo fare altro che aspettare, no? Però... alla fine abbiamo forse anche una cosa positiva, perché abbiamo anche un po' più di tempo per capire i nuovi compagni, per conoscersi meglio e amalgamare tutto, perché quando poi inizieremo dobbiamo stare al 100%, quindi alla fine può essere anche una cosa positiva. In un campionato difficile come la Serie C, cos'è che fa la differenza? La continuità, il commettere meno errori, essere costanti, che cosa secondo te? Ma la continuità è importantissima, no? Poi dipende tanto anche dalle annate, no? Per dire, noi abbiamo fatto due anni che abbiamo fatto tantissimi punti, non siamo riusciti a vincere, quindi dipende, speriamo sia un anno dove... con meno punti si riesce a vincere, però direi che la continuità è fondamentale. Hai scelto il numero 8, ha un significato particolare? No, non ha nessun significato, però comunque era un numero che mi è sempre piaciuto, quindi quest'anno ho avuto la possibilità di prendere. Senti, vuoi dire qualcosa ai tifosi del Vicenza? C'è grande attesa per questo campionato, già con... la prelazione erano 3.500 erotti e quindi adesso partiranno i nuovi abbonamenti, comunque è una piazza importante. Vuol dire qualcosa ai tifosi? No, ho visto che
tanti hanno già fatto l'abbonamento, no? Quindi c'è il calore qua, si sente che c'è, che il tifo c'è, e quindi non vedo l'ora di giocare una partita qua allo stadio, e sinceramente non vedo l'ora di fare un gol sotto la curva. Grazie.